Bene, buongiorno a tutti. Allora, certamente sì, i minerali non hanno il DNA, ma tutti voi avete, e anche io naturalmente, abbiamo il DNA che è scritto con lo stesso codice con cui è scritto anche il DNA delle piante. Questo già ci dice che abbiamo molto in comune con le piante e non solo le piante sono indispensabili per la vita sul nostro pianeta, ma lo stesso codice vivente delle piante è in comune con noi. Il DNA quindi è una struttura molecolare di estrema importanza anche in termini applicativi, perché la struttura del DNA, il codice del DNA, errori nel codice del DNA possono determinare le malattie, possono determinare, determinano come siamo fatti e determinano naturalmente nel caso delle piante le stesse cose, quindi la loro suscettibilità alle malattie, la loro capacità di crescere, la loro capacità di produrre. E questo è un altro elemento fondamentale per quanto riguarda la vita nostra come esseri umani, in quanto dipendiamo largamente, se non totalmente, dalle piante per la nostra alimentazione, anche quando mangiamo carne, perché ricordiamoci che quando mangiamo una bistecca, quella bistecca è stata prodotta da animali che hanno mangiato erba, quindi non c'è via di fuga, le piante sono fondamentali per la nostra vita. E l'uomo tenta di migliorare le piante per renderle più produttive da sempre. Non è una cosa recente, ma da quando esiste l'uomo, da quando esiste l'agricoltura, in realtà più correttamente, l'uomo cerca di migliorare le caratteristiche produttive delle piante per renderle appunto in grado di produrre di più, meglio, e di subire meno gli attacchi delle malattie, degli insetti e così via. E questa esigenza è crescente, stante che il nostro pianeta è sempre più popolato da esseri umani e quindi abbiamo sempre più bisogno di cibo. Ma se guardiamo anche semplicemente andando indietro di qualche centinaia di anni, come siamo arrivati al mais di oggi? Partendo dal progenitore che era presente nel centro Sud America in origine. Vediamo come nel corso dei secoli si passi da una spiga che è fatta da una sola fila di semi a una pannocchia che è costituita da molte file di semi. Tutto questo è stato ottenuto modificando il DNA della pianta di mais, in realtà questa pianta si chiama teosinte, il progenitore del mais, modificando il DNA di questa pianta, modifiche che sono state fatte largamente in maniera inconsapevole dagli uomini che lo hanno fatto, perché conosciamo la struttura, l'esistenza, la struttura del DNA da poco tempo, ma ben prima che si sapesse che esisteva il DNA, ben prima che Mendel addirittura definisse le leggi dell'ereditarietà, l'uomo modifica di fatto il DNA perché per passare da questa pianta a questa pianta, inevitabilmente il DNA è stato modificato. Vedremo che è stato modificato con delle tecniche che oggi chiamiamo tradizionali e oggi abbiamo anche tecniche più sofisticate che sono in realtà molto più precise di quelle utilizzate per arrivare a questa pannocchia di mais. Un altro esempio che ci fa capire piuttosto chiaramente che senza bisogno di invocare tecniche particolari, l'uomo ha modificato profondamente tutto ciò che mangia è dato da questa diapositiva. Quella che vedete qui è una banana, quella che potete comprare al supermercato, ma ricordatevi che se voi doveste basarvi su banane presenti in natura, dovreste mangiare queste di banane. E i pallini neri che vedete sono i semi. Perché una caratteristica che la banana ha è di non avere i semi, è indubbiamente una caratteristica che la rende particolarmente interessante da un punto di vista alimentare, no? È comodo, è sicuramente comoda da mangiare, ok? Questa comodità è dovuta al fatto che non ha più i semi e quindi indubbiamente non è più una pianta naturale, dove per naturale si intende qualcosa che è lì in natura pronto per essere raccolto, ma è una pianta che è stata profondamente modificata al punto da perdere la caratteristica più importante per un essere vivente è quella di potersi riprodurre autonomamente, perché senza semi la pianta non può riprodursi se non per via vegetativa, cioè producendo nuove piante dalla base della pianta stessa. E nuovamente potete immaginare quanto profondamente diverso possa essere il DNA di questa banana rispetto a questa banana, perché è una pianta che è radicalmente diversa da quella che vediamo nella diapositiva sopra, nella figura sopra rappresentata. Ma questo è il passato, siamo qui non per passare, per parlare, per fare una rassegna di tutte le modifiche che l'uomo ha fatto, in realtà in parte lo faremo, quindi guarderemo un po' al passato, ma cercheremo soprattutto di guardare al futuro.
Il futuro è oggi, naturalmente, e domani. E se guardiamo la copertina della rivista Science, una delle riviste più importanti al mondo, nel 2015, parlava di una scoperta scientifica che rappresenta una vera rivoluzione in ambito biologico, ed è la scoperta di una tecnica della quale vi parlerò ampiamente oggi, quindi inutile che vi stia a dire che cos'è, lo apprenderemo strada facendo nel corso di questa conferenza. Questa tecnica si chiama CRISPR, se vogliamo pronunciarla in maniera corretta, e vedete che in quest'altra diapositiva dell'altra rivista più importante al mondo, che è Nature, se vogliamo fare una classifica delle riviste più importanti scientifiche, sicuramente Science e Nature sono le più importanti, e vediamo che la parola CRISPR è stata scritta con una serie di esseri viventi. Abbiamo un'ape, questo probabilmente è un lievito, qui abbiamo un maialino, qui abbiamo una specie di mammut, però qua abbiamo una pianta di grano e una pianta di pomodoro, quindi almeno 2 su 6 delle lettere che sono state utilizzate sono piante, perché si immagina che questa tecnica potrà essere utilizzata per manipolare il DNA di qualunque essere vivente, incluse le piante. Facciamo una nota adesso carattere giornalistico e vediamo cosa ha scritto la Repubblica qualche giorno fa a proposito dell'utilizzo di questa tecnica in maniera del tutto, se vogliamo, anche scandalosa per il mondo scientifico, applicata all'uomo. Per la prima volta all'uomo, ma addirittura con la nascita di bambini che hanno il DNA modificato utilizzando questa tecnica. In questo caso il DNA è stato modificato per eliminare la possibilità di predisposizione a una malattia, non per curare una malattia, ma per eliminare la possibilità di essere predisposti a una malattia. Ok? Lo vedremo alla fine, questo esperimento, perché di esperimento si tratta, apre tutta una serie di domande relative all'etica della scienza e a quanto ci si possa spingere oltre nel modificare il DNA, soprattutto degli esseri umani, perché sappiamo che quando parliamo di etica soprattutto ci riferiamo a quello che facciamo alla nostra specie. La tecnica, vedete, è CRISPR, e sappiamo anche che le 2 bambine che sono nate si chiamano Lulu e Nana. È un esperimento fatto in Cina, paese che non sempre brilla per la propria trasparenza delle procedure di approvazione etica degli esperimenti, e quindi forse non a caso queste ricerche vengono condotte in questi paesi. Quindi cercheremo di capire oggi che cos'è il genome editing, che cos'è il CRISPR e di capire anche come può essere utilizzato per migliorare le piante, ma più in generale per modificare il DNA di qualunque essere vivente. Quindi tutto quello che vi dirò vale sicuramente per le piante, ma vale anche assolutamente per l'uomo. Quindi possiamo considerarlo come una tecnica universale di modifica del DNA. Come è fatto il DNA? Se partiamo dalla cellula, che probabilmente è visivamente la cosa più semplice per voi da visualizzare, all'interno della cellula abbiamo i cromosomi non sono fatti solo di DNA, ma ci sono anche delle proteine, ma poi alla fine di tutto c'è il DNA, e il DNA con il suo codice genetico fatto di basi. Credo che tutte queste cose le sappiate ampiamente, le avrete fatte ampiamente nel corso dei vostri studi liceali. Il genoma quindi è l'insieme di tutte le informazioni geniche presenti nei cromosomi, e lungo ciascun cromosoma sono presenti diversi geni con degli spazi tra un gene e l'altro all'interno del quale troviamo delle sequenze che non codificano per delle proteine, ma che comunque hanno una funzione. Ma veniamo a come vengono modificati i genomi attraverso le diverse tecniche che nel passato, nel presente e poi nel futuro possono essere utilizzate. Se miglioriamo, se vediamo come sono state ottenute le diverse varietà di cavolo, partiamo da una specie selvatica che attraverso una serie di incroci dà origine a tutta una serie di cavoli diversi. Okay? È la tecnica dell'incrocio. Cosa classica, no? Si prende il polline da una pianta, lo si mette nel fiore dell'altra pianta e si trasferiscono attraverso il polline i caratteri genici della pianta donatrice verso la pianta ricevente.
è come siamo nati noi, non col polline, ma è la stessa cosa. Il fatto che non siamo identici ai nostri genitori è dovuto al fatto che abbiamo metà del genoma di nostra madre, metà del genoma di nostro padre, i caratteri si mischiano e veniamo fuori che con delle somiglianze rispetto ai nostri genitori, ma non siamo identici ai nostri genitori. Analogamente, prendendo il polline da una pianta, trasferendolo su un'altra specie, otteniamo un risultato che è simile ma diverso, e attraverso, ripetendo questo processo tante volte, si arriva a differenziare radicalmente le diverse varietà di cavolo che poi possiamo trovare al supermercato. Quindi l'incrocio determina un mix di genomi, ok? Anche qui vediamo una serie di pomodori e vediamo che sono molto diversi gli uni dagli altri, ma sono tutti pomodori. Il genoma di questi pomodori è al 99,99999 identico l'uno con gli altri, ma è sufficientemente diverso da determinare tutte queste diversità che sono in fondo rappresentative di come può essere diversa una stessa cosa semplicemente modificando piccole parti del DNA. Se immaginiamo quindi di incrociare questi due cromosomi, queste due coppie di cromosomi, otterremo un incrocio che contiene metà di provenienza materna e metà di provenienza paterna. Continuando con gli incroci, le diverse componenti dei due genomi di partenza si mischiano e il risultato è questo, quindi un mosaico di caratteristiche genetiche che si sono mischiate tra di loro, ok? Quindi questa è oggettivamente una modifica del genoma e una modifica del DNA. Partiamo da due soggetti che sono uniformemente verde e giallo, otteniamo un mix di giallo e di verde che è distribuito su tutto il genoma, ok? Quindi è una modifica profonda del DNA, quella che si ottiene attraverso l'incrocio. Non è una cosetta da poco, si ottiene veramente un rimescolamento di decine di migliaia di geni. Sapete che il numero di geni che sono presenti in un essere vivente sono di diverse decine di migliaia, 30.000, 40.000, anche di più in alcune piante. Ogni volta che facciamo un incrocio mischiamo decine di migliaia di geni. Il codice genetico, sapete anche questo, è fatto di basi azotate che si accoppiano e che a triplette determinano la identità di un aminoacido nella proteina che verrà poi prodotta a valle dell'espressione genica. Com'è possibile modificare il codice in maniera un po' più precisa rispetto all'incrocio? Perché nonostante l'incrocio possa essere considerata la tecnica più soft, vi ho appena fatto vedere che è tutt'altro che soft in termini di miscela di caratteri genetici che otteniamo, perché è il sistema, se vogliamo, più confusionario di tutti, è quello in cui si mischia tutto con tutto e il risultato è un po' come tirare una monetina, non lo sappiamo, peraltro non lo sappiamo, no? I due genitori potrebbero avere tutti e due gli occhi azzurri e il figlio che nasce potrebbe non avere gli occhi azzurri, quindi non c'è una prevedibilità assoluta dei caratteri genetici attraverso l'incrocio. L'uomo quindi da sempre cerca di trovare delle tecniche che diano un livello di predizione del risultato più elevata. Una tecnica che andava molto in voga negli anni 60 del precedente millennio è la tecnica della mutagenesi. Esistono sostanze chimiche come l'etil metansulfonato che hanno una caratteristica particolare: possono convertire una guanina, quindi la lettera G del codice del DNA, in una lettera T. Quindi questo determina una transizione notevole nel codice genetico e possiamo avere questa situazione, cioè passiamo da una tripletta che codifica per un'arginina a una tripletta che codifica per una lisina. Quindi modificando semplicemente chimicamente il DNA in maniera nuovamente non molto precisa, perché la sostanza mutagena interverrà su tutto il codice genetico, ma possono avvenire delle mutazioni che si chiamano puntiformi, nelle quali una base viene corretta in un'altra base, o meglio, viene introdotta un errore nel codice per una variazione di una base che può dare delle conseguenze nefaste o delle conseguenze positive. Anche in questo caso non è possibile a priori sapere cosa verrà fuori, ma sappiamo che introdurremo della variabilità e in tutta questa variabilità potranno esserci dei caratteri più interessanti di quelli di partenza. Naturalmente
non lo utilizzerei mai su esseri umani, ma sulle piante è una tecnica che può introdurre appunto variabilità, e nella variabilità posso scegliere poi quelle piante che ritengo essere migliorate. Quindi la mutazione tra, le mutazioni tramite, l'altra tecnica è quella di ottenere mutazione tramite radiazioni. Anche in questo caso l'idea è quella di utilizzare, in questo caso non più un agente chimico ma un agente fisico, che causa delle rotture o degli errori nel codice genetico e creo variabilità genetica che poi posso sfruttare. Qui siamo vicino a Roma, qui siamo vicino a Roma, e questo è il campo gamma che era presente alla casaccia. Cos'è un campo gamma? È un campo circolare, queste sono coltivazioni, e qua al centro era presente una sorgente di raggi gamma che stava sottoterra, quando usciva fuori iniziava a emettere radiazioni sul campo, e naturalmente con radiazioni di decrescente intensità mano a mano che ci si allontanava dalla fonte di radiazioni che era nel centro. Cosa serviva a tutto questo? Serviva per irradiare diverse colture. Vedete, ci sono addirittura delle coltivazioni arboree, questa è una foto storica. E poi si andava a vedere il risultato. Si raccoglievano i semi, si piantavano questi semi e si andava a vedere se c'era qualche pianta migliore di quelle di partenza. Con questa tecnica è stato ottenuto ad esempio il pompelmo rosa, perché voi potreste dire, vabbè, esperimenti da scienziati pazzi. No, queste cose hanno prodotto nuove varietà di grano che sono tuttora utilizzate in Italia, hanno prodotto il pompelmo con la polpa rosa e così via. Cioè sono tutte mutazioni causate da un agente fisico, cioè le radiazioni. Quindi l'uomo, vuoi con le sostanze chimiche, vuoi con le radiazioni, nel secolo passato utilizzava queste tecniche per creare nuove varietà che potessero poi essere utilizzate per l'alimentazione degli esseri umani, e non solo degli esseri umani naturalmente. Naturalmente però, nuovamente, la tecnica funziona ma non è precisa. Le mutazioni possono intervenire, e di fatto intervengono, a caso, in diverse posizioni del genoma, e solo attraverso una selezione fenotipica, cioè basata sui caratteri visibili, è poi possibile scegliere le piante che sono realmente migliorate e scartare tutte quelle che sono decisamente peggiorate, perché nuovamente non è che la mutagenesi produce solo cose buone, anzi, il più delle volte causa effetti deleteri sulla pianta, ma qualche volta introduce un carattere che invece, come abbiamo visto, è vantaggioso, e quindi la pianta viene selezionata e entra nella pratica agricola. Sono arrivati gli OGM. Gli OGM sono una tecnica molto più precisa rispetto a tutte quelle che abbiamo visto. Perché? Perché negli OGM si prende un gene, un singolo gene, lo si aggiunge alla pianta ricevente introducendo un carattere aggiuntivo. La resistenza a un insetto, la resistenza a una malattia, la capacità di restare sul mercato più a lungo, pomodori più resistenti e così via. Quindi caratteri di questo tipo. Il vantaggio della transgenesi rispetto alle tecniche precedenti è la precisione, cioè non mischio a caso e poi spero di ottenere qualche cosa, ma progetto. Infatti inizialmente si chiamava ingegneria genetica, non a caso, perché c'è un progetto dietro, progetto consapevolmente il risultato. Poi non sempre viene, però c'è, tra l'altro anche l'ingegneria non è una scienza perfetta e non lo è nemmeno l'ingegneria genetica, quindi progetto il risultato e verifico se poi l'ho ottenuto risultato pratico. Questo tipo di manipolazione ha suscitato naturalmente, come sapete bene anche voi, molte diffidenze nell'opinione pubblica. Cioè, l'idea che in questo caso l'uomo non si affidi al caso ma progetti il risultato è percepito come negativo. È bizzarro, no? Piuttosto che costruire una casa a caso e poi se viene bene o viene male lo si vede quando è finita. In questo caso l'opinione pubblica è risultata essere molto diffidente rispetto a un intervento più
più preciso da parte del ricercatore, dello sperimentatore, del genetista agrario che produce queste nuove piante. L'idea di base è che introduciamo qualcosa che prima non c'era. Quindi se con l'incrocio mischiamo ciò che già c'è, se con la mutagenesi modifichiamo quello che già c'è, con la transgenesi, il nome è pessimo, peraltro da un punto di vista comunicativo non funziona granché bene, introduciamo qualcosa che prima non c'era. E questo concetto di aggiungere del DNA non è stato percepito come rassicurante dall'opinione pubblica. Nonostante questo, gli OGM sono diffusi immensamente, ormai più del 90% della soia prodotta al mondo è OGM, però è comunque indubbio che la tecnica ha suscitato resistenze proprio per il fatto che si va a aggiungere qualche cosa. Peraltro qua vediamo la differenza tra un campo di papaya transgenica e un campo di papaya non transgenica. Queste sono papaya transgeniche resistenti ai virus e vedete che sono perfettamente in salute, mentre la fila accanto è praticamente tutta morta perché è stata colpita dal virus. La papaya transgenica è largamente coltivata, ad esempio, alle Hawaii, proprio perché i virus sono una malattia molto impattante su questa coltivazione, quindi porta a questi risultati. Però non siamo qua per ragionare se ci piace o non ci piace, il concetto è questo: la transgenesi è molto più precisa di tutte le tecniche che abbiamo visto prima, ma comunque sia non è del tutto soddisfacente, e comunque sia le inserzioni che possiamo avere del DNA aggiuntivo sono nuovamente a caso. Cioè sappiamo perfettamente cosa andiamo ad inserire, ma non possiamo prevedere se si inserirà nel cromosoma 1, nel cromosoma 2, nel cromosoma 9 e così via, perché non siamo in grado di controllare la posizione in cui il pezzetto di DNA che andiamo ad aggiungere andrà ad inserirsi. Quindi il metodo ideale di modifica di un genoma deve essere preciso ed accurato. Cioè, noi vorremmo avere una tecnica che ci consente possibilmente di non inserire niente di nuovo, non perché sia pericoloso, ma perché l'abbiamo visto, l'opinione pubblica non lo vuole. Quindi, cioè, alla fine queste tecniche non devono essere solamente efficaci da un punto di vista del risultato, ma devono anche essere efficaci dal punto di vista dell'accettabilità da parte di chi poi deve comprare questi prodotti, perché se il prodotto poi non viene comprato non ha successo. Quindi la tecnica ideale deve essere precisa ed accurata. Allora, e qui entrano in gioco queste due signore, che sono Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna, che delle piante non si sono mai occupate, degli esseri umani neppure, ma si sono sempre occupate, lei è francese, lei è americana, e si sono sempre occupate di una cosa noiosissima, cioè questi batteri qui. È proprio il caso di dirlo, le più grandi scoperte scientifiche a volte vengono fuori in maniera totalmente inaspettata, perché queste due ricercatrici, come naturalmente moltissimi altri ricercatori, si occupavano di questo batterio e si occupavano del sistema immunitario di questo batterio, cioè di come questo batterio si difendeva dalle malattie. Si ammalano anche batteri. Okay. E nello studiare questo batterio scoprono questa proteina che si chiama Cas9. Questa proteina ha una caratteristica: lega il DNA e lega l'RNA, che sono queste due catene gialla e azzurra che vedete nella rappresentazione. Quella color vinaccia è la proteina, ok? Le diverse palline sono i diversi aminoacidi, e questa è la struttura tridimensionale della proteina, e vedete che è una proteina che ha la capacità di avvilupparsi intorno al DNA portandosi dietro un pezzetto di RNA. La scoperta di questa proteina ha portato alla scoperta della tecnica di cui vi parlavo all'inizio della conferenza, e cioè la tecnica CRISPR-Cas9. Allora, le due sigle sono complicate e non è che spiegarvele vi aiuterà a ricordarle, però poco importa, perché CRISPR sta per Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Gli scienziati non sono noti per essere dei buoni comunicatori, ok? E la scelta degli acronimi direi che ce lo dimostra ampiamente. La Cas9 è molto più facile, perché è la proteina 9 associata a CRISPR. Questo è più facile, ok? Però l'altro, e questo si riferisce a sequenze di DNA che sono presenti nel batterio e così via, okay? O nel virus e così via. Quindi
Non importa, ok? La diapositiva la faccio vedere solamente per spiegarvi che è una sigla, cioè non ha un significato di per sé, ma è una sigla, ok? Tanto tutti la chiamano CRISPR e nessuno sa cosa vuol dire, cioè la sigla da cui proviene, ma nemmeno io me la ricordo, se non c'è la diapositiva non me la ricordo. Allora, come funziona Cas9? Cioè la tecnica è CRISPR, lo strumento è Cas9, ok? Cioè chi fa il lavoro è la proteina, è Cas9, Cas9, ok? Si chiama Cas9, quindi per te lo dico in inglese. Cos'è Cas9? Cas9 è una forbice molecolare che taglia il DNA. E poter tagliare il DNA è ovviamente il primo strumento necessario se lo vogliamo modificare. Però di forbici che tagliano il DNA ne esistevano già tantissime, gli enzimi di restrizione sono il tipico esempio, quindi non è che fosse la novità il fatto che questa proteina taglia il DNA. La vera novità è che questa proteina taglia il DNA esattamente nel punto dove vogliamo, cioè è una forbice che taglia nel punto giusto. Vediamo come fa Cas9 a tagliare nel punto giusto. Questa è una sequenza di DNA, ok? Una qualunque sequenza di DNA. Immaginiamo che noi vogliamo tagliare qui, in questa regione qua. Perché vogliamo tagliare in questa regione? Vogliamo tagliare in questa regione perché sappiamo che in questa regione c'è un determinante della suscettibilità a una malattia, c'è un determinante di un carattere fenotipico particolare, quindi lo vogliamo modificare in maniera tale, ad esempio, di spegnere quel gene, che è la stessa cosa che fanno le mutazioni, cioè quando io utilizzo una sostanza chimica o le radiazioni, uno degli effetti molto probabili che otterrò è di rompere quel gene. Rompendo quel gene perdo quella funzione. Però abbiamo visto che con le radiazioni o con le sostanze chimiche non solo romperò quel gene, ma a caso ne romperò altre decine di geni. Quindi per ottenere un risultato rischio di fare un gran pasticcio, ok? Proprio perché la tecnica non è mirata. Qui invece voglio disattivare il gene in questo punto, è solo quel gene, cioè di tutte le decine di migliaia di geni che ci sono nel genoma, voglio solo colpire quello, perché è quello che è responsabile del carattere negativo che voglio eliminare. Allora, per trovare questa sequenza, immaginatevi la complessità naturalmente, immaginatevi nella cellula, nei cromosomi e tutte le decine e decine, le centinaia di migliaia di basi azotate che si succedono lungo i cromosomi, e trovare quella giusta è complicato, d'accordo? È come trovare un indirizzo a Roma se le strade non avessero il nome e voi non aveste un navigatore in tasca. Sarebbe estremamente complicato trovare un indirizzo. Analogamente è estremamente complicato trovare una posizione del DNA senza avere uno strumento, qualcosa che vi consenta di trovare l'indirizzo. Uno possibile strumento per trovare questa sequenza è avere un'altra sequenza di RNA complementare a questa. Perché voi sapete che una caratteristica del DNA, ma non solo del DNA, è quello di accoppiarsi con sequenze omologhe, cioè sequenze complementari, la sequenza complementare in cui la A si accoppia con la T e la C si accoppia con la G. Sapete che l'accoppiamento nella doppia elica del DNA è di questo tipo qua. Quindi se noi avessimo una sequenza di RNA che è complementare a questa sequenza, la potremmo utilizzare per farla andare in giro lungo il genoma, e lei andando in giro lungo il genoma arriverà fino a trovare la sequenza complementare. E qui vedete che c'è la C che si accoppia alla G, la G che si accoppia con la C, la A che si accoppia con la T e così via. Ok? Quindi usare un pezzetto di RNA con la sequenza che state cercando è un buon sistema per trovare quella regione nel DNA. E a questo punto interviene Cas9, perché Cas9 è associato a quel pezzo di RNA, cioè la proteina Cas9 utilizza di volta in volta diverse sequenze di RNA per trovare il punto dove poi tagliare. Ora lo vediamo più nel dettaglio. Questo è semplicemente per farvi vedere il meccanismo nel suo insieme. Allora, quindi l'RNA che guida questo pezzetto di RNA, quello che abbiamo utilizzato per trovare la sequenza, si chiama RNA guida. L'RNA guida serve appunto a guidare la proteina Cas9 nella posizione dove deve tagliare. Quindi la proteina Cas9 è questa cosa azzurrina qui, che si associa all'RNA guida, che è questa sequenza violetta, e grazie a questa sequenza violetta trova lungo il DNA la sequenza che si appaia a quella del DNA
e in un ben preciso punto la forbice taglia e apre il DNA in questo punto. Avverrà poi un meccanismo di riparo con un pezzetto di DNA donatore, ma non è necessario che ci sia un pezzetto di DNA donatore, può semplicemente ripararsi a caso e nel ripararsi si introducono degli errori che possono disattivare il gene, ma lo disattivano gli errori che disattivano il gene avvengono solo in quella posizione, il resto del genoma è del tutto inalterato. Questo ci consente quindi, con il progresso della conoscenza dei genomi, cioè non più il genoma come un'entità sconosciuta, ma il genoma con una sequenza di geni a ciascuno dei quali possiamo assegnare una funzione, possiamo decidere che quel gene causa una malattia. Sappiamo che ci sono dei marcatori, cioè dei geni che se abbiamo quella sequenza abbiamo più probabilità di ammalarci di una certa malattia e possiamo con questa tecnica correggere quel gene o addirittura eliminarlo, così che non potremo più ammalarci di quella malattia. Semplifico molto, però il concetto alla fine è quello. In una pianta posso eliminare un gene che nuovamente rende la pianta suscettibile a una malattia o rende la pianta troppo alta, troppo bassa, troppo grande, troppo piccola. Posso modificare le caratteristiche produttive intervenendo. Naturalmente la tecnica funziona solo se conosciamo bene il genoma. Se conosciamo bene le funzioni del genoma e cosa succede se modifichiamo quel gene. Quindi va di pari passo con la ricerca di base sulle funzioni, sulla genomica funzionale, cioè sulle funzioni che possiamo attribuire a ciascuno dei geni che è presente in un genoma. Conoscendo le funzioni poi sapremo anche, saremo in grado di predire cosa succede se andremo a modificare quel gene o quell'altro gene. Ma Cas9 ci consente di farla questa cosa. Prima non potevamo farla se non a caso, cioè sparando a caso. Sparando a caso, sperando di beccare il gene giusto. È evidente che sull'uomo questa cosa, non, mentre per le piante veniva fatta, di sparare a caso e poi cercare il risultato positivo, sull'uomo questa cosa è impossibile da fare. Per questo questa tecnica è così impattante sulla medicina del futuro, ok? Perché siamo un po' più attenti quando si tratta di intervenire sull'uomo di quanto siamo attenti a intervenire sulle piante, ma questo non vuol dire che non sia importante anche per le piante. Quindi l'RNA guida si associa a Cas9, trova la sequenza target nel DNA, apre la sequenza target, l'RNA guida si associa e Cas9 taglia nel punto, in un punto preciso tra l'altro, e sappiamo esattamente in quale punto andrà a tagliare. Quindi noi possiamo in laboratorio disegnare la sequenza di Cas9, sintetizzarla in laboratorio, mischiarla a Cas9 e poi dare Cas9 con la sequenza guida e avere il risultato, cioè lui va, taglia e nulla resta, ok? Si può fare anche in maniera tale che nulla resti, cioè non resta traccia del fatto che c'era Cas9, che c'era l'RNA guida e che ha fatto questo lavoro. Lui va, taglia, modifica e scompare. E questo vi fa capire che è radicalmente diverso dagli OGM, perché qui non c'è DNA estraneo che viene inserito, ma c'è semplicemente un pezzettino di RNA che serve esclusivamente a guidare la sequenza di taglio, a far tagliare il DNA in quel punto e quindi introdurre una mutazione in quel punto, e il gioco è fatto. Quindi di fatto CRISPR-Cas9 è prevalentemente una tecnica di mutagenesi precisa, mirata, ok? Poi può essere anche utilizzata per inserire in maniera mirata pezzi di DNA, ma di per sé la tecnica è questo, cioè introdurre un taglio che modifica il gene. Vedete, appunto, si può inserire, però in questo caso in maniera precisa, un pezzo di DNA esterno, ma allora in questo caso qua è CRISPR-Cas9 che aiuta la transgenesi. Cioè, o la cisgenesi, cioè quando inseriamo un pezzo di DNA proveniente da un organismo diverso o uguale a quello di destinazione. Però CRISPR-Cas9 di per sé è una tecnica di mutagenesi. Quali sono le conseguenze di questa tecnica per l'agricoltura, ma in maniera più ampia per la biologia in generale? Le conseguenze sono notevoli per l'agricoltura, da un lato perché è una tecnica che si affianca e potenzialmente sostituisce la transgenesi e quindi porta a un nuovo metodo per produrre piante modificate.
Per la medicina, l'abbiamo già capito dall'inizio, introduce la possibilità di correggere difetti genetici gravi che possono portare a una sequenza di malattie. Ma potenzialmente, man mano che andiamo a conoscere meglio il nostro DNA, potremo addirittura introdurre modifiche che allungano la nostra vita, che ci portano a poter vivere 200 anni, che ci possono portare a essere biondi con gli occhi azzurri, a non perdere i capelli. Quindi, dov'è la frontiera? Dov'è il punto? Perché io sono partito da cose che avrete detto: ah, fantastico, ci ammaliamo di meno. Ah, perché no? Viviamo 50 anni di più. Poi però vi inizio a dire che potrei farvi diventare più alti, più magri, più belli. E lì è chiaro che qualche dubbio ci può venire, se sia lecito farlo e soprattutto chi potrà avere accesso a queste tecniche. Perché l'altro elemento è questo. Cioè, nel momento in cui tutti nasciamo attraverso un processo di riproduzione, tutti abbiamo le stesse probabilità di nascere più o meno intelligenti, più o meno belli, d'accordo? Ma nel momento in cui vi fosse detto che potete intervenire per modificare un'oocita, uno spermatozoo, in maniera tale che vostro figlio sarà più alto, più bello, più biondo, con più capelli, più intelligente, più performante, che potrà vivere più a lungo, chi potrà accedere a queste tecniche? Una parte della popolazione, un'altra parte no. E qui si apre veramente un numero di domande, la cui risposta probabilmente è semplice, e che però ci portano a dover decidere qual è il confine che non si può superare. Allora, naturalmente in agricoltura i temi etici sono molto minori. Innanzitutto il tema della sfruttamento commerciale di questa tecnica. Naturalmente i laboratori che hanno inventato questa tecnica l'hanno anche brevettata. In realtà esiste una battaglia legale tra due laboratori che si contendono i diritti per questo brevetto, perché è evidente che al di là dell'aspetto delle piante, lo sfruttamento commerciale di questa scoperta ha implicazioni multimilionarie, se non multimiliardarie. E questo include anche le multinazionali che si occupano di piante, tra cui Monsanto. Sapete, Monsanto è il grande demonio dal punto di vista degli ambientalisti, naturalmente, dell'agricoltura. Recentemente società che produce piante transgeniche, ma non solo, recentemente acquisita dalla Bayer, quindi è entrata nell'orbita di un grande colosso farmaceutico globale. E queste società hanno acquistato i diritti per questa tecnica, quindi le grandi multinazionali, ma no, il laser funziona, è l'altro che non funziona. Quindi le multinazionali hanno acquisito e stanno acquisendo i diritti a utilizzare questa tecnica, perché è evidente che ci si aspetta di ottenere in tempi piuttosto brevi, qui viene definito un nuovo tipo di OGM. In parte questa definizione è corretta, in parte non è corretta. L'abbiamo detto, se con questa tecnica andiamo ad inserire dei pezzi aggiuntivi di DNA, è un OGM più sofisticato, perché sappiamo dove andiamo a inserire il pezzo di DNA aggiuntivo, ma se è una tecnica con la quale semplicemente eliminiamo la funzione di un gene, non è un OGM, perché non andiamo a introdurre del DNA estraneo. E la previsione, appunto, è di avere in 5 anni queste piante ottenute con questa tecnica che inizieranno a andare sul mercato. In realtà esiste già un primo esempio, sono stati ottenuti dei funghi, i classici champignon, quelli fungo coltivato, modificato con questa tecnica per una caratteristica, quella di non imbrunire quando tagliate. Voi sapete, quando tagliate i champignon a fettine, se li lasciate un po' lì, iniziano a ossidare, la superficie si ossida e iniziano a imbrunire. Questi funghetti ottenuti con questa tecnica non imbruniscono più, quindi restano bianchi anche dopo essere stati affettati, direte. Vabbè, quante storie. In realtà sono caratteri che hanno un forte impatto commerciale, perché immaginatevi tutte quante i prodotti che voi, forse anche voi, andate a comprare già confezionati al supermercato. La vaschetta con l'insalata già tagliata, la macedonia di frutta,
cioè tutti questi prodotti che sono già processati e pronti al consumo per chi lavora, per chi vuole portarsi al lavoro l'insalata pronta. Un conto è un'insalata tutta imbrunita e tutta appassita, un conto è un'insalata che è bella fresca e senza imbrunimenti. Quindi c'è un valore commerciale in questo aspetto. Naturalmente questo è solo uno degli esempi, in realtà si possono introdurre modifiche molto più importanti che riguardano soprattutto la resistenza alle malattie, perché è possibile correggere i geni della suscettibilità alle malattie che con il miglioramento genetico si sono trascurati, privilegiando la produzione. Voi sapete che inevitabilmente con l'incrocio tradizionale non possiamo introdurre decine di caratteri, seguiamo uno o due caratteri, vogliamo un'uva molto produttiva che faccia un buon vino. Ma si ammala? Vabbè, pazienza, spruzzeremo qualche cosa, un antiparassitario o un pesticida sulla pianta. Il tema riguarda la possibilità che abbiamo di introdurre caratteri importanti come la resistenza alle malattie, con una tecnica nuova, intervenendo sulle varietà che già esistono, quindi non ripartendo da capo con gli incroci e così via, ma partendo dalla varietà che è già produttiva, che già fa un buon vino, andare a correggere i geni, ad esempio, che rendono quella varietà di uva molto suscettibile alle malattie. Con questo intervento potremmo, in questo modo, ottenere un risultato che combina le qualità della varietà di uva che stavamo coltivando con la correzione dei caratteri aggiuntivi che volevamo ottenere. Vi dicevo, il tema però è quello, naturalmente, come consideriamo queste piante da un punto di vista legislativo, perché una grande differenza che esiste tra una varietà ottenuta per incrocio e una varietà ottenuta per transgenesi è che la varietà ottenuta per incrocio io la posso mettere sul mercato domani. Se voi nel vostro giardino vi mettete a scambiare il polline e fate una varietà nuova, la potete vendere domani. Nessuno vi chiederà di verificare se è pericolosa, se è diventata tossica, potrebbe, se è successo qualche cosa che la rende non più adatta al consumo umano e così via. Ma se invece fate un OGM, spenderete una cifra che è vicina ai 10 milioni di dollari per registrarla. Quindi la differenza fra una pianta OGM e una pianta non OGM da un punto di vista puramente legislativo è un costo enorme per la registrazione della pianta transgenica. Quindi il problema è essenzialmente legislativo e dobbiamo appunto capire come fare a distinguere se questa pianta sia un OGM o non sia un OGM. Allora, qui finisce la scienza e inizia la giurisprudenza. Gli Stati Uniti hanno già definito che le piante ottenute con questa tecnica non sono degli OGM. Naturalmente a patto che non ci sia l'inserimento di DNA estraneo, perché quello è evidente che in quel caso lì è un OGM. Se invece, tant'è vero che le società ambientaliste li hanno già chiamati frankenfangi, cioè sapete il cibo di OGM, il cibo di Frankenstein e così via, perché appunto la USDA, cioè il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, ha deciso che questi funghi sono funghi, sono stati ottenuti con una tecnica che è simile alla famosa mutagenesi. D'altronde il pompelmo rosa non è un OGM, okay? Eppure è stato ottenuto bombardando con raggi X o raggi gamma altre piante di pompelmo. Per quale motivo questi funghi che sono stati ottenuti con una mutagenesi di tipo genetico debbono essere considerati diversamente da un pompelmo che è stato ottenuto con radiazioni? E quindi gli Stati Uniti hanno deciso di non regolamentare questa cosa. Invece l'Europa ha deciso l'opposto. L'Europa ha deciso in una maniera molto strana. Ha deciso che è vero, è una tecnica di mutagenesi, ma le mutazioni fatte negli anni 60 oramai ci sono, non le possiamo togliere, quindi sono mutazioni e così via. Ma tutte quelle nuove che dovessero essere ottenute con questa tecnica dovranno essere regolamentate come gli OGM. È una cosa strana perché non c'è una base scientifica su questa definizione, perché se una tecnica di mutagenesi deve essere regolata, tutte le tecniche di mutagenesi devono essere regolate. Cioè non è il metodo che deve contare, ma è il risultato.
Cioè, se io modifico un pezzo di DNA con una sostanza chimica, o modifico quel pezzo di DNA con le radiazioni, o modifico quel pezzo di DNA con un Cas9, il risultato è lo stesso. Quindi per quale motivo un prodotto che ha lo stesso tipo di modifica deve essere diversamente normato sulla base del metodo attraverso il quale è stato ottenuto? E questo naturalmente non ha una spiegazione scientifica, ma ha probabilmente una spiegazione più giuridico-politica, che fa sì che l'Europa, per ragioni di orientamento politico, preferisca non entrare in conflitto con l'opinione pubblica su, su qualunque cosa che riguardi anche lontanamente gli OGM, mentre negli Stati Uniti vi è un approccio diverso, tradizionalmente peraltro diverso rispetto a queste tecniche. Il vero punto è: come fare a riconoscere piante ottenute con questa tecnica da piante? È impossibile. Mentre un OGM è facilmente riconoscibile in laboratorio, una pianta modificata con questa tecnica è una pianta che potrebbe aver ricevuto quella mutazione casualmente, addirittura in natura, neppure necessariamente con una. Quindi la norma poi rischia di non poter essere applicata se non per le produzioni fatte in Europa, ma con il rischio poi di importare piante ottenute con questa tecnica da altri paesi senza avere alcuna possibilità di capire se veramente è stata utilizzata questa tecnica. E poi il tema dell'uso sulle persone. Qui siamo nel 2016, il primo esperimento fatto in Cina su cellule umane, ma naturalmente non si primi esperimenti su embrioni umani, e poi si arriva, e torniamo a questa diapositiva che abbiamo visto all'inizio della conferenza, si arriva alla nascita dei primi bambini ottenuti con questa tecnica, non ottenuti con questa tecnica, sui quali si è intervenuti per modificare il proprio DNA avendo quindi dei bambini che nascono con un DNA leggermente diverso da quello che sarebbe stato loro, perché è stato corretto loro un gene. E qui si applica, nasce quindi tutto il tema di questa rivoluzione indubbia che abbiamo di fronte e che pone tutta una serie di questioni etiche. Cioè, con questa tecnica possiamo trasformare la vita. E se il tema legato alle piante c'è, ma è indubbiamente di minor rilevanza etica, il tema dell'applicazione di questa tecnica in medicina apre tutta una serie di apre a tutta una serie di domande alle quali io personalmente non ho oggi una risposta, ma che sicuramente dovremo porci. Con questo concludo, vi ringrazio per la vostra attenzione, mi farà molto piacere ricevere delle domande. Per quanto riguarda la modifica dei funghi con il Cas9, va a modificare solamente, solamente diciamo l'aspetto esteriore o anche addirittura la durata del, diciamo, del, certo, prima che si marcisca la pianta, cioè il fungo? Sì, non ha a che fare indirettamente con la cosiddetta shelf life, cioè la durata sullo scaffale del prodotto. L'imbrunimento è un processo ossidativo e quindi che contribuisce al deterioramento del prodotto non solo da un punto di vista estetico, ma anche da un punto di vista poi organolettico e qualitativo. Quindi sì, non è l'obiettivo, cioè il fungo che marcisce è un'altra cosa, d'accordo? È un processo di degradazione dovuto a batteri e altre cose. Però contribuisce a allungare la probabilità che quel fungo possa essere venduto con caratteristiche inalterate rispetto al momento in cui è stato raccolto, il momento in cui è stato tagliato. Quindi è un miglioramento complessivo delle caratteristiche qualitative. Non è solo esteriore, l'ossidazione della superficie di taglio inevitabilmente ne altera anche le caratteristiche chimiche. Ma è già in commercio in Italia? No, assolutamente. Non potrebbe, peraltro non potrebbe, perché vista la normativa europea dovrebbe essere soggetto a registrazione come OGM e quindi no, assolutamente. Sono evidentemente varietà, ma che se ricordiamoci rimangono bianche dopo essere stati tagliati. Sono varietà migliorate che hanno già un miglior comportamento in termini qualitativi, ma questa varietà riesce a spingersi ben oltre in termini di durata. Quindi,
cioè non vedo il problema etico nel prevenire una malattia modificando un gene prima che appunto nasca il figlio. Ma infatti non ho detto che c'è un problema etico in generale, ci sono delle domande a cui occorre dare una risposta, cioè qual è il limite oltre il quale non ci possiamo spingere? Cioè se fosse messo in commercio, diciamo, tutti volessero utilizzarne, l'uso che ne sarebbe fatto sarebbe prevalentemente delle persone più agiate e economicamente, diciamo. Esattamente, questo ha inquadrato uno dei temi etici che possono esistere, ok? È qualcosa che deve passare al Servizio Sanitario Nazionale? Cioè è un pre-screening genetico di massa per sapere il nascituro, che tipo di problematiche potrebbe incontrare, accettabile? È accettabile che di fronte a una prognosi di possibile insorgenza di malattie si intervenga a spese del Servizio Sanitario Nazionale? E in paesi in cui il Servizio Sanitario Nazionale non c'è, staranno le assicurazioni a garantire questa cosa? E lo screening genetico di massa, da un punto di vista assicurativo, che implicazioni avrà? Come potrà una persona che ha il proprio DNA sequenziato e si sa che avrà una probabilità più elevata di ammalarsi, assicurarsi, dato che rappresenta un rischio maggiore per le società assicuratrici? Non stiamo qui più parlando di scienza, ma stiamo parlando di come poi le scoperte scientifiche si traducono e hanno un impatto sulla società in maniera molto più ampia. Io volevo chiedere un'applicazione della tecnica CRISPR sugli esseri umani. Non potrebbe portare un'immunità totale su qualsiasi tipo di malattia? E se sì, in futuro cosa potrebbe comportare questo tipo di immunità, appunto? In termini totalmente teorici, con una conoscenza perfetta dell'impatto del genoma sull'insorgenza delle malattie, perché noi non possiamo prevedere di poter rendere il nostro corpo immune da malattie che non dipendono da caratteristiche genetiche, ma quando queste malattie dipendono da caratteristiche genetiche, in teoria è possibile, e quindi è possibile inevitabilmente aumentare l'aspettativa di vita. Noi sappiamo che l'aspettativa di vita dipende da essenzialmente due fattori, i fattori ambientali e i fattori genetici. Quindi viviamo tanto se abbiamo una predisposizione genetica a vivere di più, ma anche se viviamo in un ambiente, abbiamo un'alimentazione adeguata e così via. Però l'ambiente e il nostro genoma interagiscono profondamente, quindi le due cose sono collegate, e quindi ogni correzione che eventualmente apportiamo al nostro genoma ci rende più performanti in termini di aspettativa di vita, aprendo poi tutto quel ventaglio di opzioni etiche di cui abbiamo appena parlato. Allora, io volevo sapere, da un punto di vista giuridico-legislativo, l'uso di queste tecniche, lei ne ha parlato, rivolte alle piante. Ora, il problema dell'agricoltura è anche quello dei parassiti delle piante. Certo. Quindi, se la stessa tecnica viene utilizzata per indebolire il parassita, richiede sempre lo stesso tipo di permessi e così via, quindi sempre la stessa cosa. Quindi per esempio lavorare su questa malattia degli ulivi di cui si sente parlare tanto, cioè potrebbe essere utilizzata per indebolire il batterio? Sì, questo implicherebbe naturalmente immettere nell'ambiente i batteri modificati che dovrebbero competere con quegli altri e così via. Sì, ma si pongono due... Gli insetti allo stesso modo. Sì, però comunque sia l'immissione nell'ambiente di organismi che per l'Europa sono geneticamente modificati, per altri paesi non sono geneticamente modificati, e quindi il livello di regolamentazione, di divieti conseguenti è molto diverso. Ok, quindi siamo nella speranza che qualcuno modifichi geneticamente fuori dall'Europa la zanzara tigre e che poi stranamente la zanzara tigre... Ad esempio, però sarebbe meglio essere padroni del nostro destino e non e avere una possibilità di controllare anche ciò che avviene, piuttosto che attendersi che qualcun altro in maniera contrabbandi nel nostro paese organismi modificati, peraltro senza consentirci di sapere come sono stati modificati. Mi chiedevo, questa tecnica rispetto ad altre tecniche di manipolazione genica che fanno uso di vettori, che vantaggio porta?
Sì, è un'ottima domanda, perché in realtà, di tecniche di modifica del DNA ne esistevano già altre prima che intervenisse questa tecnica. Il maggior vantaggio è la semplicità di uso e la percentuale di successo. Con questa tecnica si ottiene la modifica genetica con una frequenza estremamente elevata e con bassissimi off targets, cioè con effetti collaterali in geni non desiderati molto basso. Quindi mentre tutte le altre tecniche erano complicate da effettuare e avevano basso tasso di successo, questa tecnica è facile e ha elevati tassi di successo. Quindi non è una novità il fatto di poterlo fare, ma è una novità la possibilità di poterlo fare velocemente, efficacemente, semplicemente. Quindi dovrebbe essere privilegiata rispetto alle precedenti? Assolutamente, ma infatti lo è. Con il problema legislativo che sta nascendo, giuridico e legislativo che sta nascendo, ad esempio in Europa. Però da un punto di vista puramente biologico è la tecnica di elezione, cioè le altre tecniche sono destinate a essere largamente soppiantate da questa tecnica. Okay, grazie. No, ha fatto bene, certo. No, ma tra l'altro è vero, Cioè, è che le altre tecniche, l'esempio è chiaro il concetto, nel nostro laboratorio le altre tecniche non ci abbiamo manco provato, troppo complicate, richiedevano tassi di successo basso e così via. Questa nuova tecnica la adottiamo già adesso nel nostro laboratorio, quindi è proprio una rivoluzione, è la tecnica che è una rivoluzione, non il concetto di poter modificare il DNA, ma come semplicemente lo può essere fatto con questa nuova tecnica. Quindi noi fatichiamo insomma, a regolamentare quello che è la scienza in assoluto, insomma. Ma io credo che sia questo è legittimo naturalmente, è giusto che è inevitabile che la giurisprudenza non possa prevedere ciò che la scienza non ha ancora scoperto e quindi che le leggi arrivino dopo che la scienza ha proposto una tecnica o un qualcosa di nuovo che può avere un impatto sulla società. No, il problema è quanto il legislatore dia ascolto alla scienza nel prendere le proprie decisioni e purtroppo la impressione è che il legislatore tenda più a ascoltare quello che un'opinione pubblica non sempre correttamente informata pensa piuttosto che quello che la scienza pensa. Io credo che se si deve decidere come costruire una strada si debbano sentire gli ingegneri. Se si deve decidere qualcosa che riguarda una tecnica di modifica genetica, occorrerebbe sentire i genetisti e non decidere sulla base dell'impatto sulla società della tecnica. L'impatto della tecnica sulla società è importante, rilevante ed è per questo che il legislatore deve intervenire, ma dovrebbe intervenire basandosi sulle evidenze scientifiche. No, dicevo che per esempio adesso a noi ci chiamano spesso a esprimere il nostro parere con referendum su cui non abbiamo nessuna preparazione, mentre invece i tecnici, gli scienziati o quello che sono, secondo i casi, dovrebbero dare il loro parere. Non lo so, No, è un po'... Allora, diciamo che purtroppo il nostro paese ha una percentuale di laureati che è tra le più basse di Europa. Cioè il livello di istruzione che è presente nel nostro paese non è quindi particolarmente elevato. Perché da un lato è giusto che l'opinione pubblica possa esprimersi su temi che sono di rilevante impatto sulla società. Dall'altro lato ci dobbiamo chiedere quale sia il livello di preparazione scientifica della nostra popolazione. Quindi per questo il ruolo delle scuole è fondamentale. Il ruolo delle scuole è fondamentale per preparare rispetto a una scienza che è sempre più performante in senso di proporre nuove tecniche e nuove tecnologie, occorre che l'opinione pubblica aggiorni il proprio bagaglio di competenze a livello naturalmente di ragazzi in età scolare, ma anche in età adulta occorre aggiornarsi e informarsi. Forse anche la componente degli scienziati dovrebbe intervenire in maniera più massiccia nel cercare certamente, di informare. Certamente, la comunicazione è fondamentale. La comunicazione è fondamentale, ma dall'altra parte
Poco possono fare gli scienziati rispetto a un taglio dei finanziamenti che nel nostro paese ha portato a un disinvestimento in scuola, formazione e ricerca che non è nella direzione che lei auspica, ma è esattamente in controtendenza, cioè sempre più superstizione nella valutazione delle cose e molto meno scienza. Questo è veramente preoccupante per un paese industrialmente avanzato come il nostro, che però disinvestendo in ricerca e formazione si troverà sempre più in balia di opinioni e non di fatti scientificamente provati. Se la domanda è come informarsi scientificamente, la risposta è oggi è molto più facile avere accesso a informazioni. Internet è stata una rivoluzione e a tutti noi consente di accedere a informazioni. Il problema è che queste informazioni sono totalmente incontrollate. Cioè, internet è uno strumento democratico fantastico perché consente a tutti di esprimere le proprie opinioni, ma in alcuni casi non si tratta di opinioni, si tratta di fatti scientificamente provati verso superstizioni. Quindi il problema è distinguere ciò che è superstizione o, come viene detto oggi, fake news, da quelli che sono fatti scientificamente provati. Purtroppo internet non aiuta. E c'è una tendenza peraltro innata in tutti noi nel ricercare, ritrovare su internet le conferme ai nostri pregiudizi. Cioè siamo tendenzialmente programmati a trovare rassicurazione che le nostre idee preconcette sono corrette, non a metterle in discussione. E quindi viene fatta una selezione arbitraria delle informazioni e tendiamo a rafforzare i nostri pregiudizi con le informazioni corrette o scorrette che troviamo su internet, che ci fa comodo acquisire e prendere come vere. Quindi di qui però nuovamente la scuola ha un ruolo, non solo nel trasmettere nozioni, ma anche nel trasmettere un metodo attraverso il quale noi tutti possiamo consapevolmente verificare le informazioni che troviamo in rete. La fonte, la cosa più banale è la fonte, cioè se una informazione viene da un'accademia scientifica come l'Accademia Nazionale delle Scienze o un'altra accademia scientifica, una società scientifica, ha un valore diverso rispetto a qualcuno che scrive in libertà su Facebook, cioè c'è un diverso peso della fonte delle informazioni. Lei ha parlato di quali limiti si devono mettere in campo, perché questa tecnica ci dà delle possibilità enormi in campo medico. Ci sono delle commissioni etiche e io volevo sapere se si sono già attivate, perché il metodo c'è. Da quello che lei dice, nei laboratori, per quanto riguarda gli organismi vegetali, si sta già lavorando. È sull'uomo ed è attiva questa commissione etica? Dipende dai diversi paesi. La stessa Cina ha espresso preoccupazione per gli esperimenti che sono stati effettuati, che hanno portato, a dire del ricercatore che li ha fatti, alla nascita di queste due bambine col DNA modificato da questa tecnica. Però ricordiamoci che a livello globale il livello di controllo, il livello di discussione, il livello di verifica poi delle attività dei diversi laboratori non è uniforme. È chiaro che nel nostro paese tutto ciò che interviene su embrioni è soggetto a, indipendentemente da questa tecnica, è soggetto a approvazione di comitati etici che sono attivi in ciascuna singola università, che hanno proprio un ruolo di approvare o non approvare la sperimentazione che riguardi l'uomo. Ma non tutti i paesi hanno lo stesso livello di normativa. Quindi nel momento in cui questa tecnica poi è non tracciabile, qual è il limite all'applicazione? Il tema delle cellule staminali, delle presunte terapie sulla base di cellule staminali. Okay, abbiamo avuto in Italia il caso Stamina. Il caso Stamina, nonostante tutti i nostri controlli e verifiche e così via, ha avuto una fase in cui sembrava addirittura avere una sorta di autorizzazione ministeriale alla sperimentazione, nonostante fosse palesemente
un imbroglio, ma tuttora ci sono famiglie disperate che vanno in altri paesi a tentare presunte cure con cellule staminali che sono palesemente inefficaci. Quindi non esiste un ordine mondiale che sia in grado di imporre regole a tutti i paesi, dipende dal sistema paese a cui facciamo riferimento. Ok, per l'Italia forse qualcosa si sta muovendo, perché lei diceva poi non è riconoscibile se si è... Esatto, però insomma diciamo che non è una cosa che si fa in garage, quindi occorre una struttura di laboratorio e bisogna essere consapevoli che chi lo fa si espone anche dei rischi se trasgredisce le norme vigenti. Nel nostro paese ha un buon sistema di controlli, a volte anche troppi controlli, però in questo campo sicuramente sono necessari. Allora io volevo chiedere se, tolti gli ostacoli etici, diciamo, del procedimento, quali sono i traguardi che ci potrebbero essere per quanto riguarda l'applicazione di questa tecnologia sull'uomo? Beh, l'abbiamo detto, i traguardi sono quelli, inevitabilmente quello di una riduzione dell'impatto delle patologie che hanno una conosciuta origine genetica. Cioè questa tecnica non può fare nulla se non c'è prima una profonda conoscenza dell'origine genetica, dei geni coinvolti e come i geni coinvolti contribuiscono a quel processo patologico o comunque sia indesiderato. Una volta individuati questi processi, e per molte malattie questi geni sono già noti, è possibile intervenire e sicuramente vi sarà la tentazione di farlo. Abbiamo detto qual è il limite al farlo, è oggettivamente prematuro dirlo. Abbiamo detto appunto che è stato possibile con questa tecnica modificare i geni per evitare la predisposizione a certe malattie e presumibilmente anche sull'uomo, come è stato fatto forse in Cina, ma è veramente così facile e immediato scoprire quale gene è responsabile di una determinata malattia e una volta disattivato questo gene scoprire se preventivamente si avranno degli effetti collaterali sull'uomo o su una pianta? Allora, la parte di genomica funzionale, cioè quella che ci porta ad individuare il reale contributo di un gene a un processo, può richiedere decenni. Cioè non parliamo di settimane di lavoro, ci vogliono decine di anni di ricerca scientifica per individuare con certezza e accuratezza quale gene è responsabile di un carattere, vuoi nell'uomo, vuoi in una pianta, e poi altri anni sono necessari per capire come una modifica su quel gene può avere un impatto, ad esempio, limitato alla malattia o può avere appunto anche effetti collaterali. Quindi per questo la tecnica, l'applicazione è l'ultimo tassello di un processo che è già in realtà già iniziato da decenni, naturalmente, che è quello di determinare a valle dei progetti genomi vegetali, genomi animali che sono stati sequenziati, ormai abbiamo una larga disponibilità di queste informazioni, ma queste informazioni sono ancora incomplete per quanto riguarda la funzione dei singoli geni. Quindi in termini di tempistica di applicazione, questa tecnica verrà applicata prima sulle malattie, sui caratteri genici nelle piante, negli animali e nell'uomo, che sono da anni studiati approfonditamente, quindi sui quali abbiamo una approfondita conoscenza, e solo molto più in là quando su altri caratteri per i quali appunto non abbiamo ancora una conoscenza sufficientemente approfondita. Ma è anche non dobbiamo immaginare questa tecnica solamente come una tecnica per curare le malattie, è una tecnica anche per studiare la funzione dei geni, cioè in laboratorio, senza arrivare a un'applicazione sull'uomo sul far nascere bambini col DNA modificato con questa tecnica. Dobbiamo ricordarci che con questa tecnica possiamo intervenire in maniera specifica su singoli geni in laboratorio proprio per acquisire più informazioni sulla funzione, sul ruolo di questi geni in quella malattia, in quel processo, in quel procedimento. Quindi è soprattutto e viene applicata soprattutto, vorrei dire, al 99% per scopi di ricerca scientifica. E solo per una piccola frazione per scopi applicativi, che possono essere in medicina, farmacologia o in biologia agraria. Quindi la vera rivoluzione è quella che è stata portata nei laboratori di tutto il mondo con uno strumento di ricerca potentissimo.
e con poi un potenziale applicativo enorme. Tornando all'agricoltura invece, se il termine ultimo sia il nostro cibo, che differenza ci sta sia nei valori nutrizionali delle agricolture modificate e sia nel gusto, perché alla fine quello che mangiamo prima di tutto deve avere un impatto sul nostro gusto. Certo, la risposta è, allora, un buon comunicatore dovrebbe dire non c'è nessuna differenza. La realtà dei fatti è dipende dal gene su cui intervieni. Se io intervengo su un gene che è direttamente coinvolto sulle caratteristiche organolettiche, potrò indurre un miglioramento o un peggioramento. Se intervengo su un gene che ha a che fare con una resistenza a una malattia, non vi sarà alcuna differenza. Il grande vantaggio di questa tecnica è che io posso prendere una varietà esistente e molto pregiata da un punto di vista organolettico, okay, ma che magari è poco resistente alle malattie, e intervenire in maniera mirata modificando solo la resistenza alle malattie e lasciando inalterata, completamente inalterato, le caratteristiche organolettiche. Invece con tutte le altre tecniche sono costretto a rimescolare, a rimettere in gioco tutto, e rischio di finire con una pianta che è resistente alle malattie ma che ha perso le sue caratteristiche organolettiche. Quindi il vantaggio è proprio quello di poter intervenire su un singolo gene e introdurre una caratteristica desiderata in più, lasciando del tutto inalterato il resto. Invece riguardo i valori nutrizionali? Esattamente la stessa cosa. Li posso migliorare se intervengo su un carattere che influenza i valori nutrizionali, li posso lasciare del tutto inalterati se intervengo su un carattere che non ha nulla a che fare con i valori nutrizionali, ma ha a che fare ad esempio proprio sulla possibilità di coltivare ad esempio quella pianta utilizzando meno pesticidi. Quindi in realtà il valore nutrizionale migliora indirettamente perché avrò una pianta che ha le stesse caratteristiche nutrizionali, ma sulla quale sono stati utilizzati meno pesticidi perché è diventata più resistente a quella malattia. Allora, nel caso dei gemellini, è stato disattivato o è stato inserito? È stato disattivato. E quindi non sono, cioè, un GM? Cioè. No, non lo è. Se io disattivo un gene, lo faccio tramite una mutazione, d'accordo? Se io inserisco un tratto di DNA nuovo che non c'era prima, è un OGM. Se io modifico un gene, ok, rompendolo, tra virgolette, cioè gli impedisco di funzionare, non è un OGM, è un mutante. La differenza tra mutante e OGM è questa essenzialmente. Il mutante è un organismo nel quale un evento, radiazione, chimica, la luce del sole, il caso, cioè le mutazioni avvengono continuamente, nel nostro DNA, nel DNA, avvengono naturalmente e continuamente. Sono piccole, la maggior parte delle mutazioni non hanno effetto, cioè non causano niente. Alcune causano un miglioramento dell'azione del gene, alcune un po' più importanti lo disattivano, quindi è sempre spento. Ma queste sono mutazioni, non hanno niente a che fare con la transgenesi. Visto che l'esperimento è riuscito solo su una delle due gemelle, da cosa dipende la sua attendibilità? Cioè, è provato scientificamente, da cosa dipende oppure... Allora, non è questione di attendibilità, ma di efficienza, d'accordo? Quindi è su quanta percentuale... Il concetto è che normalmente queste tecniche funzionano in 1 su 100, 1 su 1000. Cioè, se tu vuoi ottenere un risultato, anche con la transgenesi, che è pure una tecnica già piuttosto efficiente, cioè tu hai un'efficienza del 5, del 10%. Con questa tecnica è vicina tra il 50 e il 100%. Quindi è piuttosto elevata. Cioè non devi provare decine di volte perché venga. Hai una probabilità piuttosto elevata che il risultato ci sia. Quindi come riuscire? Quello certamente, quello tutte le cose, anche una frittata può riuscire o non riuscire, ma tendenzialmente riesce, d'accordo? Quindi è una questione di frequenza di risultato positivo. Grazie.